Ciao amici di Italiato Games, buonasera. Allora, ieri sera tornato il Kaiser, abbiamo fatto una vittoria e due pareggi. I due pareggi, così uno stavo sul 2-0, mi sono fatto rimontare, ma l'avversario era molto bravo. L'altro stavo in superiorità numerica, ho recuperato solo all'ultimissimo secondo. Insomma, così e così ieri sera. Questa sera speriamo di fare meglio e proviamo un po' una roba così stasera. Però mettiamola così, con il Kaiser sono ancora imbattuto. Mettiamola da questo punto di vista in positivo. Sì, partiamo in questa maniera. L'avversario 3000. Mai vista una formazione del genere? Vediamola un po'. Il modulo più strano che abbia mai visto. Un 4-5-1 sembra. Buh, vabbè. Beh, in divisione 3 ci sta. Quindi tanto male non va. Però davvero un po' strano. Sembra tanto difensivo. Vediamo. Qui oramai non c'è da stupirsi più di niente in questo gioco. Si vede di tutto e di più. Comunque uno dei moduli più strani di sempre che abbia mai visto. Vediamo che Salve succede. amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I Difesa giocatori insieme ai decisa. tifosi vorranno Vabbè. vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Lo Spotify Camp Nou in tutto il suo splendore, come di consueto ad accogliere le squadre in campo c'è un fantastico mare blaugrana. Un caloroso benvenuto da Barcellona e da uno degli stadi più incredibili del mondo. Nel frattempo la gara è iniziata. Barcellona e Italia. Cerca spazi in avanti. Hai già idea di chi si metterà in luce oggi, Luca? Ecco, secondo me oggi dobbiamo tenere d'occhio Gavi. È il classico centrocampista di scuola catalana, molto elegante nella conduzione del pallone, gestione della palla eccezionale, sa velocizzare la manovra e ha un'ottima visione di gioco. Però Fabio, lui non è solo questo, ha qualcosa in più, ha una grande energia, è molto dinamico e Che senza palla divertimento, si muove ragazzi. bene a tutto campo. Vabbè, Buon giocatore, non c'è dubbio. secondo tempo si cambierà La fanno modulo, girare con ovviamente. passaggi brevi e precisi. Rudiger. Finora nessuno vuole correre rischi, è solo l'inizio. Le cose possono cambiare da un momento all'altro, speriamo. No, Mbappé, che E mi sarà fai? rimessa con le mani. Rudiger. Koundé. Beckenbauer. Lewandowski, Roberto Carlos, palla a Rudiger e se n'è andato il primo quarto d'ora. Non è la gara che ci si aspettava, Fabio. I portieri praticamente non sono stati mai chiamati all'intervento. Billingham, Lewandowski, Roberto Carlos, pallone per Rudiger. La gioca sulla destra. La dà indietro per evitare grane. Mamardashvili. Roberto Carlos. Beckenbauer. Roberto Carlos. Palla a Rudiger. Koundé. Apertura di gioco sul fronte opposto. Roberto Carlos. Ecco Xavi che riceve il pallone. Rudiger. Brutta palla qui nella terra di nessuno. Detta lo scatto del compagno con un filtrante. Messi. E qui deve. Mamardashvili dice no. Grande opportunità. No. Finalizzazione decisamente infelice. Una manovra offensiva impeccabile, Fabio. Per impegno e tecnica. Questo contropiede meritava un esito migliore. Beckenbauer. Pallone per Rudiger. Poco più di 15 minuti a riposo.
Beckenbauer, Roberto Carlos. Sceglie di andare per vie verticali. Koundé. Pedri. Beckenbauer. Roberto Carlos. Palla buttata via, peccato. Passaggio filtrante per Fernando Torres. Sarà calcio d'angolo. Primo corner della partita, immergiamoci in area di rigore. Impatta di testa. Fuori di poco, sfortunati qui. Belli gli applausi di incoraggiamento dell'allenatore, ma poteva fare di più da quella posizione. Roberto Carlos. Non manca molto all'intervallo, ancora 0-0 in una partita che fatica a decollare. Cerca di dare ampiezza al gioco. Non si fa cogliere impreparato, interrompe l'azione avversaria. Ecco Mbappé. Xavi. Beckenbauer. Koundé. Rudiger. Beckenbauer. Entriamo negli ultimi 5 minuti del primo tempo. Beckenbauer. Roberto Carlos. Gavi. Pedri. Beckenbauer. Koundé. Pedri. Costruiscono la manovra con sicurezza. Mbappé. Passaggio filtrante per Fernando Torres. Prova a prolungare. Pericolo. Mamma sono mia, finiti i primi 45 minuti. Squadre negli spogliatoi. Primo tempo intenso. E ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Nessuna delle due squadre ha concesso nulla agli avversari in un primo tempo in cui le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi. Si dice spesso che a questi livelli non esistono partite facili, oggi di sicuro è uno di quei casi. La difesa fino a qui è stata perfetta, non ha praticamente consentito mai agli attaccanti di giocare. Stanno facendo davvero molto bene. 0-0 dunque alla fine di questo primo tempo, speriamo che il secondo ci offra qualcosa di più, francamente. No, mi sono sbagliato. Cambio una partita cambio del genere. Jugadores en el Barcelona. El dorsal 26. Si inizia adesso il secondo tempo. Il dorsal 17. Finora siamo ancora Messi in parità, senza gol. Vediamo se la situazione si sblocca nella ripresa. È un'occasione. Xavi. Qualche cambio di formazione rispetto ai primi 45 minuti. È comunque un buon momento per una sostituzione. Ricordiamo che per le nuove regole l'intervallo non conta come una delle finestre in cui è possibile fare cambi. Un passaggio da errore clamoroso. Arnold. Ecco Lewandowski, apertura sulla sinistra, lunga. Roberto Carlos. Si ricomincia dal portiere. Beckenbauer. Lungo passaggio in avanti. Lewandowski. Messi riceve la palla. Sulla destra. 0-0, speriamo che questa partita si sblocchi presto per il bene dello spettacolo e anche nostro. Salah. Intervento tempestivo della difesa che evita così dei guai. Stanno tenendo bene il pallone, un altro passaggio riuscito. Koundé.
Che rischio si è preso con questa palla in zona pericolo. Si sbarazza dell'avversario. E dai, però. La difesa spezza questa azione personale molto pericolosa. Questo errore potrebbe essergli fatale. Asciende a 96.628 spettatori. Partita ancora completamente aperta. Bellingham la gioca in avanti con un filtrante. Se ne va. Palla filtrante per Lewandowski. Risposta fantastica di Seaman. Beh, lui non è tipo da prendere rischi inutili in difesa. Messi. Bellingham. Vinicius Junior. Bellingham. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. L'allenatore potrebbe ricorrere alla panchina, ci sono ancora cambi a disposizione. Rudiger. Allarga il gioco a destra. Evita rischi inutili e la passa dietro. Xavi. Rudiger. Arnold. Koundé. Roberto Carlos. Bellingham. Palla a Xavi. Il pallone per Neymar. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. No. Messi. Ci prova con un pallone profondo. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Intensità in questi minuti, ma che la partita si vede Marchegiani. Vede la partenza del compagno e prova a servirlo. E passa. Prova con una palla filtrante. Il guardaline alza la bandierina. Sarà rimessa con le mani. Intercetta la rimessa, bell'anticipo. È costretto a ricominciare. Pallone regalato agli avversari. Può arrivare in porta. Va il tiro. Sì! Spalle del portiere. Probabile che questo sia il colpo del KO. Arriva proprio all'ultimo momento. Che nervoso questa partita, ragazzi. Mamma mia. Accademia da mostrare ai ragazzi delle giovanili. A volte quando ci si avvicina la porta, le energie spese fanno annebbiare la vista. A lui evidentemente non è successo. Eccellente prestazione individuale. Punteggio di 1-0 a referto. I loro sforzi sono stati premiati con il vantaggio, ma dovranno darsi da fare per difenderlo. Una bella giocata nello spazio. La difesa è invalicabile oggi. Il pressing era troppo deciso per pensare di giocarla verso un compagno. Si stanno accentrando troppo, così non troveranno mai spazio. Prova a fare tutto da solo. Lewandowski. Ha preferito andare sul sicuro. Devono restare concentrati. Tra poco potranno festeggiare la vittoria. Che gufata. Non hanno tutto il tempo del mondo. Devono sfruttare meglio le occasioni che riescono a costruire. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Una vittoria. Queste sono vittorie che danno soddisfazione, onestamente. Perché giocare così è una roba allucinante, voglio dire. Per la mia opinione, ognuno è libero di giocare come vuole. Bene, parificate vittorie e sconfitte. Adesso dobbiamo parificare vittorie a pareggi più sconfitte. Non sarà facile, però ci proviamo. Grande Stoichkov. Stoichkov, secondo tempo, è uno dei giocatori migliori, secondo la mia opinione. Dall'inizio, ma al secondo tempo è uno che, non lo so, mi piace molto come subentrato. Questa è dura.
Allora, vediamo l'avversario. 4-2-1-3. Lì davanti è piuttosto mostruosa la faccenda. Allora, mettiamo De Ligt. Pedri seconda punta? No, Pedri seconda. Anzi. Sì, partiamo così. Anzi, partiamo così. L'avversario è di rango. Ha una grande squadra. Vediamo un po'. Vediamo che succede. Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni medie avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Che atmosfera roboante, amici! È il clima ideale per i giocatori con personalità. No! L'ha infilato nella sua rete! E qui anche sfortuna. Può succedere, Però un regalo così non andrebbe fatto. Una rete davvero rocambolesca. Adesso ovviamente le cose si fanno molto interessanti. È difficile prevedere situazioni del genere a certi livelli, ma più della forma conta la sostanza. Gli avversari ringraziano. Prova con una palla filtrante. Schneider. La gioca in profondità. Il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Ci prova con un pallone profondo. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. Prova a darla profonda, nello spazio. Buona la sua progressione palla a piede. Irwin la mette in mezzo. Gioco fermo, si ripartirà da calcio d'angolo. Primo calcio d'angolo dell'incontro. I difensori sono pronti a salire. Vediamo se riescono a sfruttarlo. Riesce ad allontanare. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Passaggio profondo per Gullit. Ecco! Evita il gol con una parata di puro talento. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Brutta palla qui nella terra di nessuno. E l'idea era quella giusta, l'esecuzione decisamente no. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Risposta fantastica di Seaman. Spazza il più lontano possibile. C'è Messi. Retro passaggio corto. Ottima la pressione difensiva. Tutto bene fino però all'ultimo passaggio. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Ah, non ci ha riconquistato palla. E dai! È costretto a ricominciare. A questo punto della partita hanno deciso di pensare più alla fase difensiva, assumendo un atteggiamento più prudente. Rummenig. La parete difensiva oggi è difficile da girare. Preferisce il retropassaggio. Pensa al tiro e ci prova. Trova una rete. Vantaggio che comincia a essere molto comodo ora. Una bella conclusione, non c'è che dire. Ma non posso che immedesimarmi nel portiere. Secondo me non è riuscito a vederla partire. Due gol di vantaggio e partita in discesa.
un gol determinante, con due reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. Rummenig fa viaggiare il pallone in verticale. L'inserimento perfetto, Fabio. Fa sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone. Guardiola. Gullit. Deco. Sceglie di andare per vie verticali. È un grande riflesso qui. E dai. Doppio autogol, incredibile, incredibile. L'autogol è sempre frustrante per chi lo fa. Ti senti in colpa. Penso che sia un record in una partita doppio autogol. E con l'aiuto degli avversari sono riusciti ad andare in gol. Deco cerca la traccia in profondità e riesce a spazzarla via. Che bravo. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Bergomi. Costruiscono la manovra con sicurezza. Chissà se c'è tempo per qualche sprazzo e per aggiustare il risultato prima della fine della prima parte. Trova un modo per passare. Resiste e conserva il pallone con caparbietà. Prova a giocarla in profondità. Pregevole tentativo di dribbling, è arrivata però una chiusura fantastica. Troppi giocatori in area. Non c'era abbastanza spazio per tirare. La mette in avanti. Deco. C'è un bel pallone in profondità. Nello spazio cerca l'idea. Occasione per Deco. Va alla ricerca di un compagno davanti. No, perché? Un difensivo molto solido qui. Non si sono fatti superare dal suo estero. Ma palla buttata via. Peccato. Non acchiappiamo una in questa partita. Deco si è reso protagonista segnando un gol. L'unico loro. Possesso, perché gli altri li fanno segnare Dio. Ha spazio per provare il tiro. Snyder. C'è spazio in avanti, devono andarselo a prendere subito. E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. C'è ancora tanto calcio da giocare, ma il distacco finora tra le due squadre sembra quasi irrecuperabile. Da una parte tanti sorrisi per la qualità messa in vetrina, dall'altra sembra invece esserci una squadra per lo più già rassegnata. È stato un brutto primo tempo, anche quell'incredibile autogol che c'è stato. Quegli speriamo per loro che nel secondo tempo le cose migliorino. And now I'd just like to read out our fan club members who are celebrating their birthdays today. Substitutions taking place. Si parte per la seconda frazione di gioco. L'Italia esce dal tunnel degli spogliatoi con una formazione diversa nella speranza di colmare lo svantaggio. L'allenatore cerca di mischiare un po' le carte con una sostituzione durante la pausa. Immagino sia un cambio di natura tecnica. Giusto approfittare dell'intervallo, ora bisogna solo vedere se sortisce l'effetto desiderato. Ma Cruyff, ecco Cruyff, grande giocata difensiva, sbroglia evitando di farsela rubare. Palla a Cannavaro, avanzano con una intricata rete di passaggi. Cannavaro sul pallone, cerca l'uomo là davanti. Non si fa cogliere impreparato, interrompe l'azione avversaria. Modric detta lo scatto del compagno con un filtrante. Può concludere. No. E ha sprecato una grande occasione da posizione davvero molto interessante. Era proprio lì, davanti alla porta, ma buttato via l'occasione. Che peccato.
Non è facile tornare in campo con una situazione di svantaggio così pesante, però se hanno qualche speranza di rimettere in piedi questa partita lo devono fare subito, attaccare questo secondo tempo con grande determinazione. Interrompe l'azione avversaria con un bel anticipo. Gullit sul pallone. Low, Rummenig riceve in aria e ancora non trova la porta. Un'altra azione in copertura. Deco. Low. Rummenig. Rummenig! E il portiere risponde presente all'appello. Se l'è sentita e ci ha provato, Fabio, ma per segnare doveva tirare fuori dal cappello un tiro impeccabile. Pallone che poteva diventare pericoloso. Dai, però. Ci mette una pezza. Rummenig. Deco. Palla a cercare la profondità. Sospiro di sollievo sugli spalti e sono sicuro anche in panchina. Sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa. Intervento provvidenziale. Vinicius Junior! Azione discreta nel complesso, però ci sono dei problemi in fase di finalizzazione. Hanno nuovamente dimostrato quanto sanno rendersi pericolosi sfruttando le ripartenze. Almeno il gol della bandiera, niente. Palla in avanti verso il compagno. Ecco Cruyff. Cruyff ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Mi sa che tra poco vedremo qualche altro cambio. C'è movimento in panchina. Rummenig. Rummenig ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Effetto il cross. Palla intercettata. No. Oggi non gli danno tregua. Beh, i difensori sanno che gran parte del gioco passa dai suoi piedi e cercano di raddoppiare costantemente la marcatura. Una bella giocata nello spazio. Niente, dai, però. Gioca una palla lunga. Allarga il gioco a destra. Crosby ci mette la testa. La palla è invitante, ha sfruttato male il suggerimento però. E sulla palla i compagni aspettano il traversone. Bergomi! Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Viene sbilanciato dalla difesa. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Salah. Gullit. Ci mette lo zampino e riconquista la sfera. Manca proprio qualità nel palleggio. Il mister non sarà per niente contento. Fa male i calcoli. Il pallone non passa. Buona l'intenzione. Intervento scorretto che non sfugge certo al direttore di gara. E quasi sicuramente proverà la conclusione a rete. Questa è la posizione ideale per sfruttare al meglio le sue doti sui calci piazzati. Gullit! Risposta fantastica di Sima. La parata da fotografare. E sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Recupera palla dopo qualche sportellata. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. No, dai, però almeno un golletto. Ecco. È che proprio... Rummenig. La gioca in avanti con un filtrante. Vede la partenza del compagno e prova a servirlo. Lo supera! Gullit. Rummenig. Gullit sul pallone. Ma...
errore qui, pallone sprecato. Niente, niente, non c'è la squadra proprio. Prova a superare la difesa con un filtrante. Pallone interessante. Al di là della bravura dell'avversario, non discuto, ma proprio fisico, ma regolare per l'arbitro, palla recuperata. Cercano l'azione veloce, vede lo scatto e cerca la profondità. Non c'è più tempo, finisce qui. La partita di oggi non c'è stata proprio partita, a me queste sono partite che mi danno più fastidio perché non mi ha dato possibilità proprio di essere pericoloso davanti. Complimenti all'avversario. Prima sconfitta con Beckenbauer alla quinta. Vabbè, vediamo di rifarci subito e tornare ad avere il numero di vittorie uguale al numero di sconfitte. Niente, questa partita proprio non ha girato niente. Niente. E vabbè. Proviamo la prossima. Quattro tacche. Vediamo un po'. Visione 3:56. Ok. Tutti piccoletti, tutte frecce in su. Questo è un 5-2-1-3. Molto. Vabbè, CLS, CLD. Ok, va bene, 3128. Dai ragazzi, andiamo. Dai. Questa è più la portata, eh. Andiamo di vincerla e a rendere la serata positiva. Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. L'atmosfera è proprio quella delle grandi serate. C'è tutto quello che serve per assistere a una partita fantastica. E non vediamo l'ora di raccontarvi le emozioni che no. La gara è iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. Saka. La gioca in avanti con un filtrante. E la soffia dai piedi mettendoci il fisico. Grazie. Devono far girare rapidamente il pallone e andare nello spazio. È sempre una gioia per i tifosi ammirare le gesta di un numero 10 e Del Piero è una garanzia in tal senso. Sì Fabio, è vero, quando si parla di geni del calcio il suo nome spunta in qualsiasi conversazione. È ormai entrato nell'immaginario collettivo con le sue parabole che si insaccano all'incrocio del secondo palo, il famoso tiro alla Del Piero. Ci proverà anche oggi? E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Guardiola, ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Pallone interessante, in verticale. Del Piero si è mosso bene, ma non è riuscito a sfruttare questa occasione. Snyder! No, ma che tiraccio mi fai, Snyder? Grande azione, peccato per te. Con la palla tra i piedi è pericolosissimo. I difensori devono tenerlo sotto osservazione o li punirà. Arnold, De Bruyne prova con una palla filtrante. È un po' troppo ottimista con questo passaggio. È una buona occasione per trovare spazio. Fernando Torres. Saka.
prova a darla profonda nello spazio. Di nuovo in possesso, ora possono riprovarci. Ha preferito andare sul sicuro. Manca proprio qualità nel palleggio, il mister non sarà per niente contento. Manco qui un fallino, no, Pedri. C'è spazio in avanti, devono andarselo a prendere subito. La butta in mezzo, stacca e colpisce di testa. Grande Snyder. Ed è il primo gol della gara. Bel gol, frutto di un ottimo contrattacco. Ci hanno sicuramente lavorato in allenamento. La transizione tra momento difensivo e offensivo è stata veramente molto fluida. Si riparte dall'1-0. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, ma devono continuare a lottare. Prova con la palla lunga. Interviene di esperienza. Sbattono ancora contro la difesa. Provano a ripartire in velocità. Si fa trovare al posto giusto, al momento giusto. Vede lo scatto e cerca la profondità. Si avvicina alla porta. Ecco David Villa. Saka. Del Piero sul pallone. Ecco Fernando Torres. Cercano la ripartenza rapida. Può essere veramente pericolosa. Sceglie di andare per vie verticali. Potrebbero sorprendere la difesa in contropiede. Detta lo scatto del compagno con un filtrante. Un solo gol a referto fino ad ora cruciale. Il punteggio è quindi di 1-0. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Pedri. Cercano un'azione veloce. Ora non devono pensare al cronometro. Devono restare concentrati e conservare il gol di vantaggio. Cerca la traccia in profondità. Lo supera! Ha sbagliato. Non ha sfondato, ma ha reso la vita difficile alla difesa. Iniziativa interessante. Era troppo solo, non poteva fare altro. Palla a cercare la profondità. Neymar. Scattano in avanti per una controffensiva. Fa viaggiare il pallone in verticale. Irwin, come abbiamo appena visto, non disdegna una sortita in avanti di tanto in tanto. Ci provano con la transizione rapida. Pedri. Saka. Avanza deciso. Vede la partenza del compagno e prova a servirlo. Saka. L'arbitro indica chiaramente la rimessa. Fallo è anche piuttosto evidente, per la verità. Incredibilmente Snyder di testa, ma va bene così, figuriamoci. Non un vantaggio che permetta di adagiarsi sugli allori, ma si tratta pur sempre di un gol in più degli avversari. Ancora 15 minuti di pausa prima di rivedere le squadre sul rettangolo di gioco. Le squadre stanno tirando il fiato, come giudichi il loro primo tempo? L'Italia ha arretrato la linea difensiva per costringere gli avversari a scoprirsi di più. Il gol del vantaggio è nato da un rovesciamento di fronte. Direi che la tattica ha funzionato perfettamente. 1-0 e siamo nell'intervallo. Partiti! Siamo già nella seconda frazione di gioco. Si trovano a dover amministrare un vantaggio di misura. Saka. Sembrano aver eretto un muro in difesa. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Marquinhos. Un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione. Ecco Fernando Torres. Pedri! E c'è la rete! Hanno trovato la parità.
un tiro incantevole che va a battezzare l'angolo e non lascia scampo al portiere. Male. Non poteva esserci altro finale per questa conclusione da maestro. Perfetta parità dunque. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Rice, Pedri. Non si fa sorprendere. Occhio, possono ripartire qui. Vede lo scatto e cerca la profondità. Si fa strada con forza. Che giocata in dribbling. Beh, lui non è tipo da prendere rischi inutili in difesa. Saka sceglie di andare per vie verticali. Intervento difensivo molto solido qui. Non si sono fatti superare dal suo estero. Cerca la traccia in profondità. Interviene di stinto, recupera palla. Un'ora di gioco attivo. Oggi è di 71.649 spettatori. Calcio di punizione per l'Italia. Marquinhos. Stasera partita delle stranezze. Eccoci. Sostituzione per l'Italia. Numero 15. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Numero 19. Veia. Numero 13. Schneider. Lasciano il campo per il numero 14. Allunga in verticale. Fernando Torres. Saka. Il numero 17. Mi sa che tra poco vedremo qualche altro cambio. Messi. C'è movimento cambio in partita. De Bruyne ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Holland. De Bruyne. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. E dai, si però si fa trovare pronto, reattivo. Ci prova. Colpisce il legno, portiere battuto. Non male, va. L'arbitro interrompe l'azione, credo sia fuori gioco. Abbiamo rischiato tantissimo. De Bruyne fa viaggiare il pallone in verticale. L'avversario ha la meglio nel corpo a corpo. Griezmann ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Qui può partire il contropiede. Passa il pallone, però male. Rice cerca un nuovo corridoio in verticale. Tentativo di allungare il gioco. Errore qui, pallone sprecato. De Bruyne prova a superare la difesa con un filtrante. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra. Non si stanno risparmiando sforzi. Stoichkov. Il passaggio aveva i tempi giusti, così come il difensore. La gioca in avanti con un filtrante. Questi sono i duelli che ci fanno amare il calcio. Botta e risposta tra bella iniziativa offensiva e la giusta contromisura. Non era affatto facile fare di meglio. Può tentare. Risposta fantastica di Seaman. Riesce ad allontanare.
recupera palla con un ottimo intervento, cerca il passaggio ma non trova la precisione, se ne va, ci prova con un pallone profondo, palla in posizione interessante, prova la conclusione. Sì, è sempre lui. Sono di nuovo in vantaggio, passo agile e inarrestabile, tempismo perfetto e conclusione vincente, magnifico. Azione personale straordinaria, Fabio. Io lo sai, non voglio essere di parte, ma visto quello che ha fatto, speravo proprio la mettesse dentro. Se l'è merita. Mbappé! Non hanno tutto il tempo del mondo. Devono sfruttare meglio le occasioni che riescono a costruire. Holland. La difesa non si fa sorprendere, spazza. Pressing asfissiante, l'arbitro non fischia. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. A Torres la facciamo battere? Ma vabbè. Ribalta il gioco sull'altra fascia. Mbappé si fa vedere per ricevere. 2 minuti di recupero. Calcio di punizione per l'Italia. Prova a darla profonda nello spazio. Vada bene, ragazzi, e Stoichkov si conferma un grande super sub, un grandissimo super sub. Ce l'ha la vita da riserva di lusso, lo voglio vedere. Mamma mia, ragazzi, che bella partita. 30 punti, bella, bella, bella. Stasera è andata bene. 2 vittorie, 1 sconfitta. Tutte le sere così, tutte le sere così, ci firmo. Subito, schema di gioco, andiamo a vedere un po' Stoichkov se ce l'ha riserva di lusso. Allora, non c'ha ancora abilità aggiuntive, gliele devo ancora mettere. Non c'ha riserva di lusso, ma è una riserva di lusso assolutamente, ragazzi. Io l'adoro, nel secondo tempo lo adoro questo ragazzo. Ragazzi, buona serata, è andata bene, stasera è andata meglio di ieri, anche meglio 2 vittorie e una sconfitta che una vittoria e 2 pareggi. È così. Ragazzi, a domani, ciao.